Ma che dobbiamo fare per segnare? Che cosa dobbiamo fare? Ma la partita finisce. Con tutte le squadre potevamo far meglio. Campionato in cui tutte le squadre sono insidiose, dobbiamo stare attenti ad affrontare chiunque, ma al tempo stesso significa anche che a questo punto della stagione è tutto relativo, così come è relativo il primo posto del Rams, al quale naturalmente noi auguriamo il meglio, tranne nei due scontri contro di noi a partire da quello di domenica prossima. Parte Martins, ancora per Ben Significa anche che la nostra posizione è relativa. Noi abbiamo avuto un inizio complicato, ne parlavo prima con il suo collega, però sappiamo che poi conta dove sei alla 38ª giornata. Centralmente c'è anche per Tchouaméni, ma soprattutto per Ben Yedder, servito da West. Ben Yedder! 10 in campionato, 2-0 per il Monaco. Finisce così. Vince il Monaco amministrando nella finale dopo aver giocato un gran bel primo tempo. Abbiamo sentito un po' la fatica nella ripresa, effettivamente anche psicologica, dopo la sconfitta in Europa League. Ci confermiamo però in un ottimo momento in campionato perché continuiamo a vincere. Non so quanto sia di fila, però poco importa perché altri 3 punti pesanti. Ora c'è la pausa. E ci siamo arrivati con il sorriso. Dispiace veramente solo per l'Europa League perché anche per oggi è archiviata e quindi nel prossimo episodio poi dovremo andare a vivere le ultime due partite con sofferenza. Ora pensiamo al Dijon dopo la pausa che ci servirà per recuperare la condizione massima. Prima della Dijon però come detto c'è la pausa e quindi è tempo di nazionali. Giochiamo due partite, le classiche due. La prima contro la Finlandia che andiamo a simulare subito. Porta bene quando simuliamo, soprattutto in nazionale. In questo momento è giusto concentrarci sul Monaco, però finisce 0-0. Quindi ho detto porta bene e invece a quanto pare non porta bene. Questa invece è bella perché è contro l'Uruguay e quindi anziché fare simulazione veloce facciamo simula partita normale perché voglio un po' vedere l'andazzo. È cominciata mentre io mangio le mandorle, visto che mi allenerò dopo l'episodio. Siamo senza Witsel che era squalificato in questa partita, infatti c'è Tielemans in mezzo al campo e c'è sempre De Bruyne che spaventa ma stavolta non calcia. Ancora De Bruyne! Sempre De Bruyne segna quando simuliamo. Grande Kevin! 1-0, stavamo soffrendo. L'abbiamo portata a casa, signori! L'abbiamo portata a casa, che bello! Ma che fatica! Decide De Bruyne al 35esimo, Courtois migliore in campo, secondo me. Proprio a mani basse. Vediamo un po' le valutazioni. Sì. Cioè, De Bruyne perché ha segnato, però lui è il migliore in campo, in assoluto. Quindi andiamo avanti. Con un pareggio e una vittoria ci presentiamo al ritorno in campo in Ligue 1. Che sarà contro il Dijon, una squadra che provoca bei ricordi a noi, ma soprattutto al capitano. Fofana. Onyekuru. Prova a pedalare lui. Va Onyekuru al centro Ben Yedder. La palla verso il capitano in area di rigore destro. E gol dell'1-3. A 7 minuti dal 90esimo. A 8, pardon, minuti dal 90esimo, ma cambia poco. Gol numero 37 della stagione di Ben Yedder. Gol dell'1-3. Ma potrebbe essere logicamente troppo tardi. Loro si sono aperti quando il cronometro lo permetteva. Disasi, Fofana verticale, Ben Yedder. Sta andando Saelemaekers, servito. C'è ancora Ben Yedder solo verso la porta. 84esimo, Ben Yedder in area, destro! 3-2! Attenzione! Attenzione al Monaco, doppietta di Ben Yedder, sono 38, ma soprattutto è 3-2. Soprattutto è 3-2. Attenzione al finale. 5 al 90esimo. E poi questa palla li manda in porta all'88esimo. Baldé con al centro a Salé. Florentino lì aveva capito ma non riesce a chiudere. Benzia dentro l'area, all'indietro il pallone. Scefic, sterza. Sempre Scefic, Ayer interviene, si deve ripartire, Saelemaekers. Parte Ben Yedder, la palla passa, attenzione al capitano che corre al 91. Corre il capitano al 91 verso la porta. Ben Yedder!
Monaco, come tutte le squadre di Marconi, non muore mai. Eravamo 3-0 all'80esimo e l'abbiamo ripresa. 3-3 tripletta di Ben Yedder. Ragazzi, su suggerimento soprattutto della chat, ci è arrivato questo messaggio da parte del direttore generale, perché la Real Valladolid vorrebbe prendere Ken in prestito. Ci suggeriscono di agire in fretta. Ora, pensando all'attacco, in prestito uno come Ken potrebbe esserci utile, quindi un tentativo lo farei. Allora, io direi prestito con diritto di riscatto, perché se poi ci troviamo bene io lo voglio anche riscattare. Mi sembra una soluzione pratica, siamo felici di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto al prezzo giusto. Adesso vediamo qual è il prezzo giusto. Io direi un anno, però un anno vuol dire gennaio, breve termine vuol dire giugno. Che vi suggerite? Un anno. Loro vorrebbero invece farlo partire in prestito breve, quindi entro la fine della stagione. Accetto, va bene, nel caso poi lo riscattiamo a fine stagione. Io partirei da un'offerta di 20 milioni, è bassa, ne vogliono 23,3. Proviamo un milioncino in più. E loro dicono 21,9, che però comunque va bene rispetto ai 23,3, accetta. E quindi preso Ken in prestito fino alla fine della stagione, con un diritto di riscatto che ovviamente dipenderà dalla nostra volontà. L'anno scorso fu la partita della rimonta impossibile, dei tre gol in 10 minuti, della tripletta quando all'80esimo perdevi 3-0, ma poi Ben Yedder ti faceva perdere la voce. Questa cosa non è cambiata, di cose in mezzo però ne sono successe, e oggi è e deve essere la partita che può rilanciarci definitivamente in stagione. Buonasera dalla Louis II, benvenuti alla 14ª giornata di Ligue 1. In campo Monaco e Dijon. Ancora Baldé, tiene il pallone, e poi va da Dijkman, Celina dentro per Assalé, che come l'anno scorso porta avanti il Dijon, l'ho detto, déjà vu, vanno avanti loro, al 12esimo. Partita vivace, Dijon che gioca e che conduce per 1-0 quando siamo al 25esimo, cross verso Manga, Le Conte, poi 2-0, prima Assalé, poi Manga. Buonanotte. Insiste Guyar. Koundé lo chiude per suonare la carica difensivamente. La porta Ben Yedder, dentro McKenny, sta arrivando anche Tchouaméni. Si è aperto il corridoio sul mancino per Ben Yedder, che va forte e spacca la porta. Segna sempre quando vede il Dijon, ma segna sempre comunque. Sono 11 in campionato, è 2-1, si riapre tutto. Poi c'è il movimento di Tchouaméni, sponda su McTominay che va subito in porta. Allagbe vola e mette in corner. Sei nel secondo tempo, Martins da McKennie, che questa volta la prende benissimo, 2-2, al sesto del secondo tempo, primo gol con la maglia del Principato per West McKennie. Dopo tanti, troppi assist, ma anche tanti, troppi errori, fa 2-2. Lascia McKennie. Può ripartire il faraone a sinistra, servito. È un bel pallone per Stefan che taglia il campo. Lo offre a Draxler. Guarda Ben Yedder, lo può servire. Lo fa in questo istante, forse presto. La porta la Wissam in area. Ben Yedder torna sul sinistro, l'hanno capito. L'hanno capito. Poi McKennie prova ad arrivare sul pallone, non ci riesce. Quindi Kouyar a lanciare. Dalla parte opposta dove deve arrivare Touré, ci arriva per un'ultima disperata azione del Monaco. Con El Shaarawy che deve andare profondo, ci va. Ben Yedder. Arrivano tutti, la porta Wissam, che anche in zona tiro forse. Ben Yedder sul difensore, arriva Gelson, si salvano. E finisce così. Finisce così. Finisce 2-2. Finisce 2-2. Non abbiamo retto di nervi alla fine. Per completare una rimonta che sarebbe stata storica e maledettamente da déjà vu, e lo è stata comunque anche questa.
Due mesi fa è stato il match del nostro ritorno in Europa. Oggi è il match che può permetterci di staccare il biglietto per i sedicesimi di finale di Europa League. Buonasera dal Louis II, benvenuti nella casa del Monaco, una casa nemica fino a questo momento, perché in casa, nel girone, abbiamo soltanto perso, vinto invece in trasferta contro questo avversario, contro il Midtjylland, che però ci ha battuto nell'ultimo match. E allora, visto che in trasferta giocheremo anche contro la Zed, ma è più importante non perdere oggi, vogliamo fare punti. Lasciate in Rio Niekuru, che ricomincia da Cyprian Tatarusanu. Trova bene Tchouaméni, che spizza bene per Wenzel Holz. Controllo, chiusura, eccellente di Graubats. Poi eccellente anche Wenzel Holz, che si riprende il pallone e può volare di fronte a Streminger. Vola Dylan in area. Wenzel Holz l'ha voluto e l'ha trovato. Il gol dell'1-0, il secondo stagionale, il primo in Europa League. Può essere il gol che vale il biglietto per i sedicesimi, e lo segna. Un acquisto di Marconi, 1-0. Parte Schick sul secondo palo, stavolta Yerchema la rigioca dentro per il tentativo al volo, il pareggio del Rapid con Kara. Qui ancora una volta però difesa abbastanza ferma. Rivediamo il tutto. Qui non benissimo Ayer, però poi l'errore non è di Ayer, oddio è anche di Ayer, ma è soprattutto di McKenny, McTominay e Gelson, perché poi Tatarusanu lì vero non esce tantissimo, è un gol abbastanza regalato. Schick, Kara, vicino per Petrovic, occhio all'inserimento di Klaas Musler, che mette dentro il gol del 2-1. Incredibile comeback del Rapid, che in due minuti ribalta la partita. Clamoroso a lui De, clamoroso. Ullman, siamo oltre il minuto di recupero, deve chiudere Aguilar come può e dovrebbe anche fischiare l'arbitro, che invece lascia giocare. Graubats, tocco orizzontale, Schick, inserimento e ancora Tatarusanu, mostruoso Tatarusanu. Poi finisce il primo tempo, siamo vivi grazie a un portierone che ricordiamo è la riserva di Lecomte, ma dimostra di essere una valida riserva. Sharawi centrale su Bershkaren, sta riandando il faraone, visto e servito bene da Iari. Occhio alla corsa di Stefan, dietro Bershkaren, sinistro di El Sharawi, che calcia in fallo laterale dalla parte opposta. Sì, perché Gelson non la tiene. Aspetta rinforzi. Poi la palla verticale per Wenzel Holz è ottima. Occhio ancora all'australiano, Wenzel Holz addosso a Strebinger, e poi si salva il Rapid. Che occasione per l'australiano. McKenny, sempre altissima la difesa della Rapid, e palla sempre verticale per Wenzel Holz, che riparte da casa sua. Va Wenzel Holz in area. Wenzel Holz, palo! Non è possibile, non è possibile. Può andare, il campo c'è per il faraone, che può cominciare a correre verso la porta. Lo fa, tiene però questo pallone, sì, pedala bene il Sharawi, entra in area fino in fondo. E il Sharawi! E vabbè, e vabbè. Ma che dobbiamo fare per segnare? Che cosa dobbiamo fare? El Sharawi sta andando subito, porca, servito sui piedi. Bershkaren che non sta ancora benissimo, si sta inserendo un compagno da dietro. Ancora Borca, che arriva in zona calda, cerca di andare, sposta il pallone sul sinistro, prova! Strebinger. Barreca chiude in qualche modo, ma la partita finisce. E finisce 2-1 per il Rapid, che vince in casa del Monaco. 3 sconfitte su 3 in casa per il Monaco nel girone. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. E io potrei dar la colpa al turnover, ma poi è relativo, perché il turnover c'era sicuramente contro il Midtjylland, era invece minore oggi. Tanti troppi errori sotto porta, sbagliamo veramente tantissimo. Siamo a -1 dal Rapid, mentre la Zed è già certo anche del primo posto. Quindi noi possiamo sperare di vincere la nostra partita. Il problema è che il Midtjylland deve fermare il Rapid, altrimenti andiamo a casa. E io ho proprio la sensazione di averlo buttato questo girone. Non è finita, daremo il tutto per tutto fino alla fine, ma ho la sensazione di averlo buttato, perché a Z a parte, con tutte le squadre potevamo far meglio.